Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, anzitutto come state? Insomma, mi auguro bene. E vi devo fare un discorso un po' particolare su quello che in realtà si sente vociferare da un po' di tempo all'interno del contesto Juve. Perché ci sono quattro giocatori che attualmente non sanno cosa fare l'anno prossimo. Ci sono quattro giocatori, e questi quattro giocatori sono quattro giocatori su cui io punto molto, vi devo dire la verità, che non sanno cosa fare l'anno prossimo in relazione alla Juve. E ve lo dico già adesso, sono Miretti, Fagioli, Rovella e Ranocchia. I quattro, insomma, una volta ci stavano i quattro cavalieri dello Zodiaco, diciamo. Ecco, che non so quanti siano i cavalieri dello Zodiaco, ma comunque loro sono i quattro cavalieri del nostro Zodiaco. E quindi bisogna vedere un pochino cosa faranno. Analizziamoli uno per uno e cerchiamo di dare un'idea di quello che sta succedendo. Perché credetemi, non è così semplice come qualcuno scrive. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, facciamo una cosa. Io vi invito a, ovviamente, raga, ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi, se vi va, mi raccomando, iscrivetevi, ma non vi dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, perché senza quella, raga, non vi arrivano mai i video. In descrizione trovi invece il link di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, raga, è gratis, non te fa niente, veramente, ti dà tutte le notizie sul mondo del calcio, e poi trovi pure i miei link social. Cioè, se mi vuoi venire a trovare, ad esempio, su Instagram, insomma, mi fa piacere, ci vediamo là, ci sentiamo là. Allora, posso partire da Miretti, che mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Allora, mi piace tanto Miretti, è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto anche in Under 23. E tra l'altro, se non erro, è pure il più giovane dei tre, dei quattro, perdonatemi. Quindi è un giocatore che a me piace molto. Noi abbiamo visto Miretti esordire in Champions con Allegri qualche minutino. L'abbiamo visto esordire in campionato da titolare col Venezia. È stato Allegri stesso che all'inizio dell'anno ha portato lui, De Winter e Sule in prima squadra, nel senso li ha fatti allenare più in prima squadra che altro. Quindi a un certo punto ha detto: tu sei il più pronto, vai in campo e fai la partita che ti ho detto di fare. Vai tranquillo, gioca sereno, tranquillo. E Miretti ha fatto una partita straordinaria, con un ordine, una disciplina, una classe. Io ho goduto nel vedere giocare sto ragazzo. Ho detto: ma che bravo sto ragazzo, ma tu guarda sto ragazzo che bravo a 18 anni. E ho detto: ma perché non gli diamo una chance l'anno prossimo in prima squadra? Certo, dargli una chance vuol dire avere una garanzia di impiego. Cioè, se io mi devo tenere Miretti per fargli giocare due partite all'anno, non ha senso. Ok? Ma secondo me, se tu tieni Miretti, mi devi dare una costanza di impiego. Ora, non vuol dire Miretti metterlo titolare come vuole qualcuno, cioè, metti Miretti titolare perché Miretti non ha ancora, secondo me, le doti per fare il titolare. Ma Miretti a 18 anni ha dimostrato di valere molto più di tanti ragazzi, anche più grandi. E secondo me può giocare le partite più leggere, la Coppa Italia, cioè può giocare tutte quelle partite che comunque all'interno della Juve possono essere giudicate di seconda fascia, no? E poi col tempo, se lui sarà bravo, arriverà ad essere titolare. Però secondo me lui deve continuare a fare quello che ha fatto adesso, cioè alternarsi sempre. Ok? È vero anche che c'è questa regola secondo la quale che se tu fai 5 presenze, mi sembra, in prima squadra, poi non puoi più tornare in Under 23. Qui è una regola stupida, secondo me, perché comunque così vai ad affossare l'alternanza. Però comunque Miretti le potenzialità per stare in questa squadra ce le ha, e secondo me andare a sprecare Miretti sarebbe un vero danno per tutti. Quindi a me piacerebbe personalmente che questo giocatore restasse. Fra l'altro, io so che fra tutti e quattro è il preferito dell'allenatore, cioè fra Miretti, Fagioli, Rovella e Ranocchia, Allegri è, insomma, quello che adora di più è Miretti. Perché si è fissato con Miretti, perché ha detto: comunque io ho visto fare delle cose molto più degli altri. Quindi la volontà dell'allenatore c'è. Bisogna vedere le idee di Cherubini quali sono. Perché Cherubini potrebbe anche dire: no, per la prima squadra non è pronto, mandiamolo in prestito un anno e poi ritorna qua. Vediamo. Però per adesso questo è. Passiamo a Fagioli. Ora, io so che quando vi toccano Fagioli è come se vi toccassero un parente. Io vi devo dire la verità, perché non sto qua per dirvi bugie, ok? Fagioli c'ha 22 anni,
È un ragazzo di talento, è un ragazzo che fa più ruoli ed è un ragazzo di qualità. Non è uno così preso in mezzo alla strada, c'ha buone capacità, ok? Ma bisogna che ancora le dimostri, perché al momento non è certa la conferma di Fagioli nella Juve. Io ve lo dico prima che poi lo sappiate da altri. Non vi posso dire l'anno prossimo Fagioli gioca qua sicuro, perché non lo sappiamo ancora. Perché la Juve ha dei dubbi, specialmente in relazione alla tenuta atletica. Questo giocatore con la Cremonese è iniziato bene, ha fatto una buona parte iniziale di stagione, poi un po' a livello di prestazione è calato. E a livello fisico la Juve ha notato che non viene mai fatto giocare per 90 minuti di fila. Cioè, arrivato a metà partita, l'allenatore lo sostituisce sistematicamente. Cioè, lo mette sempre fuori. Sempre fuori, sempre fuori. Mo, se lo mette sempre fuori, non lo so, c'ha problemi che lo mette fuori, oppure questo ragazzo fisicamente non può reggere ancora i 90 minuti. Quindi forse c'è un problemino fisico, un problemino a tre, però comunque bisogna vederla questa cosa, perché non me posso prendere un giocatore che poi non gioca 90 minuti di fila. Questo è il discorso. Sul talento di Fagioli non c'è dubbio. Ok? È già stato in prima squadra l'anno scorso con Pirlo. Pirlo non lo faceva giocare manco se Fagioli si metteva su se faceva se ti diceva te pago, basta che mi fai giocare, manco là lo faceva giocare, perché preferiva far giocare Danilo in un momento della stagione in cui si fidava più di Danilo Mediano che di Fagioli in quel ruolo. Ok? Poi è andata alla Cremonese, ha fatto un prestito alla Cremonese, adesso bisogna tornare. Le parole di D'Amico, che è l'agente di Fagioli, mi hanno lasciato un po' d'amaro in bocca, perché quando D'Amico va di fronte alle telecamere e dice noi non accetteremo un altro prestito, io dico tesoro mio, fly down, cioè vola basso. Qua non si tratta di accettare, io non so neanche se possa essere prestato ancora, perché qualcuno mi ha detto l'altra volta, ma non è che voleva di quello, lui voleva di che non si può più prestare il giocatore, quindi la Juve adesso deve decidere, io non lo so cosa farà la Juve, però comunque ad oggi la Juventus non sa ancora se Fagioli sarà parte della Juve dell'anno prossimo. Quest'anno ha fatto una bella stagione, Fagioli per me è un buon giocatore, mi piacerebbe tanto alla Juve, ma bisogna risolvere questo problema qua della fisicità, perché secondo me c'è qualcosina che va vista. E in più il suo agente deve capire che comunque determinati toni non si usano, perché non stiamo al bar qua. Stiamo comunque parlando di affari, non si sta parlando del mercato e dice no, questa, vendo, che ne so, questa maglietta, non si sta parlando di cose locali, qui si sta parlando di cose enormi, qui si sta parlando di una società importante. Avere questo atteggiamento del non accetteremo un prestito, non vogliamo il prestito, è perché Nicolò, è perché bisogna capire anche un po' tutto quello che questo signore vuole fare. Questo è lo stesso discorso che ho fatto anche con altre persone, non lo sto facendo solo con D'Amico. Non mi piacciono i procuratori che hanno questo comportamento. E questo purtroppo non è colpa di nessuno, però va contro il ragazzo. E non va bene questa cosa. Quindi vedremo se Fagioli potrà, io glielo auguro perché mi sta pure simpatico, voglio dire, potrà comunque entrare all'interno della Juve. Terzo nome, Rovella. Ora, Rovella viene da 2 anni di Serie A, quindi fra tutti quelli che vi nomino è quello che ha più esperienza di tutti. È un giocatore di qualità, è un giocatore tecnico, è un giocatore di grande tenacia, ma il problema di Rovella è un altro. Rovella, anche lui a livello fisico, purtroppo non ha avuto stabilità, specialmente negli ultimi tempi non ha mai rappresentato una certezza per l'allenatore. Cioè, ha avuto purtroppo vari problemi fisici che l'hanno fatto rimanere fuori. E questi problemi fisici lo hanno costantemente comunque danneggiato a tal punto da fargli perdere tante gare. Ora, se la Juve lo prende, la Juve lo prende perché sa che fisicamente sta bene. Se la Juve invece non lo prende, perché evidentemente la Juve sa che fisicamente c'ha qualche problema. Stesso discorso che ho fatto l'altra volta, mi raccomando allo stato fisico, per quanto tu possa essere talentuoso, se purtroppo non dai continuità a livello di rendimento, rischi di ritrovarti all'interno di un contesto che non è il tuo.
Io non lo so se Rovella potrà entrare l'anno prossimo, anche qua nella prima squadra, perché tutto quello che ti dico oggi attualmente è fumoso. Ma comunque, qualora non dovesse entrare, sapete il motivo. Non è perché è stato bocciato, perché non piace, ma perché ci sono dubbi sulla tenuta fisica. Giocatore che, fra l'altro, è stato contattato da parecchie squadre perché lo vorrebbero, insomma, in squadra, e quindi la Juve le offerte per venderlo ce le ha. Però stai bene, vieni e probabilmente entra pure in prima squadra. Non stai bene? Fisicamente sei poco continuo, rischi la cessione. Raga, sempre e comunque con sincerità. Perché che io vengo qua e vi dico, raga, è stato deciso che Rovella l'anno prossimo gioca nella Juve al 100%. Io non te lo posso dire. Ti posso dire c'è un piano per farlo giocare, ma se lui regge fisicamente, perché se lui non regge fisicamente, hai voglia a te avere problemi, no, non ti fanno giocare. Ultimo nome, il nome di Ranocchia. Ora, io so quello che pensate su Ranocchia, io lo so bene, nel senso che ho letto tanto di quello che pensate. Voi pensate che Ranocchia sia nettamente il più scarso dei quattro. Ed è logico che lo pensiate, perché da una parte c'è Miretti che sembra un predestinato, Fagioli che comunque ha delle qualità fantastiche, Rovella che comunque, e poi c'è Ranocchia. Ranocchia è andato in prestito al Vicenza in Serie B. A differenza di Fagioli, che ha trovato una squadra che lo ha aiutato, Ranocchia è arrivato in una squadra in cui c'era crisi. Presidente si è dimesso, allenatore che è stato, che mi sembra, ha avuto problemi, società a pezzi. Cioè, sto ragazzo si è ritrovato all'interno di una società in cui non ci stava più niente di solido. E quello sicuramente ha influenzato le prestazioni. Perché io non voglio giustificare Ranocchia, io sono sempre dalla parte dei giovani, nel senso che tendo a difenderli sempre, perché pure io sono giovane, quindi non potrei mai attaccare dei miei, diciamo, o coetanei o gente più piccola di me oppure più grande di me. Io sono sempre dalla parte dei ragazzi, cerco sempre no? Di coccolarli, tra virgolette, nel senso di trovare una giustificazione. Io non voglio giustificare lui, ok? Però non è semplice imporsi, ed è chiaro, ancora di più non è semplice imporsi con la Juve e non è neanche semplice giocare leggero quando c'è una società alle spalle che non ti regge. Quindi le prestazioni di Ranocchia sono state non buone, ultimamente sta a fare qualcosina di più, ma è troppo poco per dire che l'anno prossimo gioca la Juve. Cioè io sono sicuro che l'anno prossimo lui non giocherà la Juve. Dove andrà? Quello che fa? Quello che non lo so, nel senso che secondo me lo rimandano in prestito, però so per certo che non farà parte della prima squadra. E questa è una cosa sulla quale ti posso dire. Poi può essere pure che vengo smentito, ma fa piacere per lui se vengo smentito, non mi interessa niente, tanto tutti sbagliano. Ma oggi ti posso dire che al 99% Ranocchia non farà parte della squadra dell'anno prossimo, della Juve. Vedremo, insomma, dobbiamo capire un pochino quello che succede. L'importante è che comunque questo giocatore possa, diciamo, trovare una dimensione. Io sono sicuro che se Ranocchia avesse trovato una società competitiva alle spalle, le cose sarebbero andate diversamente. Perché comunque le qualità ce le ha. Non è un giocatore scarso, non è un fenomeno, ma non è neanche scarso. Io proporrei un altro anno di prestito in una squadra vera, con un progetto vero. Perché, povero ragazzo, ma tu me lo puoi mettere a una squadra che non c'ha progetto? Ma tesoro mio, ma questi già sono ragazzi, si devono imporre, devono trovare spazio. Come mandi pure dentro una squadra in cui non ci sta mai una certezza? Ma è normale che sto ragazzo cala. A differenza di Miretti, che ha giocato con l'Under 23, l'ho potuto vedere, di Ravella, che ha giocato col Genoa, di Fagioli, che io lui non lo posso giudicare, perché come lo faccio a giudicare in una stagione in cui è stato in una squadra che è caduta a pezzi? Ma guardate che non è colpa sua, ci ha avuto i suoi problemi, va bene, mandate in prestito un altro anno, fai un altro anno di prestito, uno solo, dagli l'opportunità. Possibilmente si può mandarlo in prestito in A, in una squadra di bassa classifica che gli dà tempo e minutaggio, perché lo voglio vedere in A.
Lo voglio vedere in A. Vediamo come va in A in una squadretta piccola, in una squadra di bassa classe. Poi da là si decide. Però oggi io non te posso giudicare, a differenza di loro tre che te li posso giudicare, lui non te lo posso giudicare. Mi auguro di essermi spiegato. Fatemi sapere cosa. Cioè, guardatemi un parere. Chi metteresti in prima squadra? Perché? Analizzatemi i quattro nomi. Cioè, ditemi voi se questi giocatori potranno apparire in prima squadra oppure per voi sono giocatori che vanno venduti. Perché io lo so che voi c'è chi vi piace, chi non vi piace. Voi scrivete, cioè, ditemi quello che pensate. Scrivete un commento, fate qualcosina per venirmi incontro, fatemi sapere voi nei commenti.